Signori, è arrivato il momento di dirvi la mia sui rumors barra leaks dei nuovi iPhone 13. Ci sono molte cose interessanti di cui parlare, quindi seguitemi su Instagram. Chiaro collegamento. Gli iPhone saranno 4 come quelli dell'anno scorso, iPhone 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max. Anche la nomenclatura è abbastanza sicuro che si chiameranno 13 e secondo me ha senso così. Se li avessero chiamati 12S, a parte che le novità ci sono, cioè sembrava essere proprio quell'aggiornamento S all'inizio dell'anno, ve lo ricordate? Invece le novità ci sono, secondo me ha senso chiamarlo 13. Sono contento, abbiano dato una seconda chance al 12 mini, appunto con il 13 mini. Speriamo veramente che questo sia l'anno giusto, perché è un iPhone che merita, secondo me aveva qualche problema, speriamo lo risolvano, ma ne parliamo dopo. Inizialmente si pensava avessero avuto gli stessi prezzi, cioè nei leak c'era appunto che erano i prezzi degli iPhone 12, insomma uguali. Ultimamente invece è uscito fuori che per produrre la 15, che è il nuovo processore di questi iPhone, che sarà sicuramente più veloce, ma vabbè, sciocchezze, ci vorranno dei costi di produzione più alti e quindi probabilmente costeranno di più. Ma già che uno deve vendere un rene per comprare un iPhone, ma dai, ma allora, io spero vivamente che non alzino i prezzi, perché sennò vabbè che la gente li comprerebbe comunque, in primis anch'io lo comprerei comunque, e forse questo qua non dovrei dire. Vabbè, tagliamo, speriamo sia solo un leak falso, perché ragazzi veramente sarebbe bruttissimo. Ci sarà la variante da 1 tera, non so a cosa possano servire 1 tera, però ci sono, io vado bene con 128 giga, quindi personalmente sciocchezze. Il lancio è imminente, probabilmente faranno che il 7 annunceranno l'evento, il 14 sarà l'evento, il 17 partiranno i preordini e il 24 verranno proprio resi disponibili tutti gli iPhone. Non sarà come l'anno scorso, che vi dico, secondo me col fatto che c'è stato il Covid l'anno scorso c'è stata quella novità, no? Quest'anno si ritorna un po' alla normalità, quindi per questo sappiamo le cose più di preciso. Comunque sia, manca veramente poco. Sappiamo pure i colori degli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max. Ritornerà un black, proprio black, come si deve. A me piace molto il nero, e quel nero, ragazzi, se in quel modo potrebbe farmi ritornare a prendere un iPhone nero dopo un sacco di tempo. C'è il nero che in realtà è grafite, che c'è sul 12 Pro Max, a me non piace. Se facessero nero in quel modo potrebbe anche starci. Secondo me anche il colore più bello tra tutti, cioè silver, rose gold e sunset gold. Rose gold non so perché, cioè, non, boh, il sunset gold che dipende come sarà, cioè se ne sono visti di tanti tipi. Certo è che secondo me questo gold, il gold 12 Pro Max, dovevano lasciarlo perché è abbastanza basilare come colore. Vogliono cambiarlo, fare questo sunset, insomma dipende, sarà più arancione, diciamo, vediamo. Che è praticamente confermato che ci sarà la notch più piccola, e io di questo personalmente non ne trovo il senso. Cioè secondo me di avere la tacca più piccola me ne faccio poco, preferirei direttamente non averla. Certo è che in iPhone come il 13 mini, in cui la tacca è molto ingombrante, ci sta, ok, forse lì ha più senso rispetto che al Max, in cui non c'è proprio tanto bisogno. Va bene, comunque secondo me ci sta, alla fine un piccolo cambio estetico che non fa mai male. Saranno proprio leggeri, ma proprio leggermente, ma una cosa di più spessi. E questo per la batteria, che nonostante proprio l'aumento proprio leggero di spessore, aumentano anche di tanto. Cioè non vedo l'ora di capire come sarà il 13 mini con questa nuova batteria, perché a differenza, per dire, il 12 Pro Max, che va bene, la batteria va bene, il 12 mini avrà proprio quel difetto. Se sistemano la batteria, il 13 mini secondo me può vendere. Secondo me dovrebbe anche abbassare un po' il prezzo, però insomma può vendere. Ah, e sugli iPhone non Pro c'è il 13 mini e il 13, ci sarà questa nuova camera diagonale, che io non lo so, preferivo quella prima, onestamente era più ordinata, ma secondo me più che per una questione estetica l'hanno fatto per una questione funzionale, per le nuove fotocamere. Gli iPhone 13 Pro avranno una camera più grande, questo perché avete presente che il 12 Pro Max ha la fotocamera normale che è stabilizzata otticamente e quindi ha bisogno di spazio proprio per fare sto meccanismo di spostamento, insomma ha bisogno di spazio una fotocamera stabilizzata in questo modo, e quindi per fare tutte le camere stabilizzate in questo modo ci bisogna di spazio, e quindi le fotocamere saranno più grandi. Il comparto fotocamera occuperà un sacco di spazio, che esteticamente è una cosa che non mi piace, però per favorire la funzionalità allora tanto meglio. Anche la fotocamera grandangolare sarà una f1.8, quindi finalmente migliorano la grandangolare. E queste camere stabilizzate ci saranno anche negli iPhone non Pro. Tra l'altro non ci sarà più la differenza che c'è stata quest'anno tra le camere del Pro Max e quelle del Pro, e questo è interessante perché potrebbe farmi dire ok, ma io effettivamente di una padella come questa non ne ho bisogno, potrei prendere il Pro 13 quest'anno, potrei prendere il 13 Pro quest'anno anziché il Pro Max. Insomma sarà interessante da capire. L'ho messa per ultima questa novità, ma effettivamente forse è quella più interessante. Display a 120 Hz, c'è poco da dire, ormai ne abbiamo parlato un sacco. Ci sarà questo nuovo display LTPO fornito da Samsung, che regolerà il refresh rate da 1 Hz a 120 Hz in automatico, in base appunto alla quello che stiamo facendo. Questo permetterà anche la funzione dell'always on display, sarà molto interessante, ne avevamo già parlato in passato. Comunque tutto questo è praticamente sicuro, quindi non vedo l'ora di provare i 120
120 Hz su un iPhone e sarà finalmente quella cosa proprio significativa che differenzierà gli iPhone Pro da quelli non Pro, perché effettivamente ve l'ho anche detto nelle recensioni degli iPhone 12 in passato, non c'è tanta differenza tra il 12 Pro e il 12, io vi consiglio il 12. Questa, se la mettono solo nei Pro, sarà quella cosa che permetterà alle persone di dire ok, ha senso spendere di più per gli iPhone Pro, quindi ok, molto molto bene. Ci sono anche delle piccole, come ad esempio il fatto che miglioreranno il MagSafe per renderlo anche con la ricarica inversa. Cioè, in realtà non è una piccola cosa, semplicemente non è sicuro che ci sia questa ricarica inversa. Cioè, voi immaginate, sarebbe fighissimo mettere le AirPods sopra l'iPhone e farle ricaricare, non è sicuro, quindi insomma me ne parlo così. E sicuramente non ci sarà il Touch ID nel display. Io voglio dire, costava tanto prendere il sensore che hanno messo nell'iPad Air e metterlo qui, molto semplice, no, non è vero, vabbè. E niente, questo è tutto quello che sappiamo sui nuovi iPhone 13. Vi dico, hanno fatto bene a chiamarli 13 perché le novità ci sono: tra display 120 Hz, le batterie più grandi, le fotocamere stabilizzate, tutto, cioè insomma le novità ci sono e non vedo l'ora personalmente, perché io potrei finalmente comprare un iPhone come il 13 Pro che è più piccolo e meno padella, e finalmente il 13 mini potrebbe avere un senso. Quindi ragazzi, ve lo posso dire, sono in hype, mancano circa 2 settimane, non vedo l'ora di avere questi iPhone tra le mani. Insomma, per questo video è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate fino ad adesso di questi leak rumor degli iPhone 13. Noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video. Ciao.